Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige TV e benvenuti alla nuova edizione di TG Daily. Vediamo la prima pagina del Daily Verona, il quotidiano multimediale che arriva ogni sera via email e via WhatsApp. Vi ricordo è gratuito, basta iscriversi, c'è anche il canale Telegram. Rissa, spari e feriti. Violento scontro ieri sera nel parcheggio di un supermercato a San Bonifacio. In azione uomini armati e mascherati. Nella maxi rissa si registrano 3 feriti, di cui uno grave, raggiunto da un colpo di pistola. È successo ieri sera, domenica 3 novembre, a San Bonifacio, nel parcheggio del supermercato Famila di via Villanova, di fronte all'abbazia, che è diventato teatro di una maxi rissa culminata in una sparatoria che ha lasciato sul campo 3 persone ferite, di cui una in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto diversi individui armati di coltelli e sprang, ma anche armi da fuoco. I partecipanti, sembra stranieri, con volti coperti da passamontagna, hanno dato vita a scene di guerriglia urbana, mettendo in paura fra residenti e passanti. Sono stati colpiti, esplosi anche appunto colpi di arma da fuoco, 3 persone ferite, di cui una in modo grave, ricoverata all'ospedale di Verona Borgo Trento. Indagano sulla vicenda i carabinieri. Azienda ospedaliera, i medici alzano la voce sulle criticità del sistema informatico e oggi appunto hanno tenuto un incontro dove hanno chiarito qual è la situazione, un tema che abbiamo già trattato più volte. Vediamo il servizio. I sindacati dei medici alzano la voce e ci mettono la faccia. Non si può più andare avanti così con il sistema informatico SIO, introdotto quasi un anno e mezzo fa all'azienda ospedaliera di Verona. È questo il messaggio lanciato oggi in modo compatto alla presenza dei rappresentanti di tutte le sigle sindacali del settore. Sono ormai note le criticità del sistema informatico SIO, introdotto come progetto pilota dalla Regione Veneto ed Azienda Zero proprio nell'azienda ospedaliera di Verona. Un sistema, fornito tramite bando da una rete di imprese del settore informatico, che fin da subito aveva sollevato perplessità per le sue modalità di utilizzo farraginose e complicate. Tanti passaggi da fare per operazioni che prima ne richiedevano solo un paio, ma anche blocchi periodici del sistema, lamentano i medici. Abbiamo cercato di superare questo periodo sperando che i numerosi malfunzionamenti informatici potessero essere risolti in tempi ragionevoli, ma adesso siamo a un anno e mezzo dall'esordio di questo sistema e non vediamo la fine e la risoluzione definitiva di tutti i problemi. E per questo motivo abbiamo deciso di prendere una posizione ferma e decisa. Il personale sanitario ha dovuto tamponare le criticità del sistema, per esempio tornando a utilizzare documentazione cartacea e in alcuni casi addirittura il fax. Nonostante la presa di coscienza delle difficoltà da parte dell'azienda ospedaliera, dicono i sindacati, il confronto fin qui tentato con la Regione Veneto e Azienda Zero però non sta dando frutti. Ci siamo confrontati con la Regione Veneto, con Azienda Zero, abbiamo fatto degli incontri, abbiamo fatto delle proposte per risolverli, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Dopo un anno e mezzo si sta arrivando al collaudo, però non è possibile fare una certificazione visto che il programma è ancora inefficiente e in molti casi mette in difficoltà i medici, i quali comunque hanno mantenuto la qualità delle prestazioni che stanno erogando come servizi. Però sta influendo sicuramente sul fattore quantitativo. I sindacati chiedono ad Azienda Zero, l'ente a capo della sanità della Regione Veneto, una assunzione di responsabilità, la sospensione del SIO, da limitare a poche unità pilota finché non sarà funzionale, il rinvio ulteriore del collaudo, il coinvolgimento dei medici nel processo decisionale e infine un riconoscimento economico per il lavoro extra svolto dal personale per tamponare le criticità informatiche. Sono richieste che facciamo direttamente alla Regione Veneto perché ha gestito l'appalto e deve rispondere a ciò che gli abbiamo detto di persona. Bisogna trovare delle soluzioni, ma anche nell'immediato, perché non è possibile andare avanti ancora in questo modo. In questa fase in cui ci si avvicina al collaudo, l'ITER prevede una valutazione delle funzionalità del programma stesso, da cui noi medici, che siamo in realtà gli utilizzatori finali insieme agli infermieri, siamo esclusi e quindi chiediamo di poter
essere inclusi invece in questo programma, in questo processo decisionale. Le criticità del sistema, sottolineano i medici, ricadono anche sui pazienti che magari si trovano a dover scontare code inaspettate o ritardi nell'erogazione dei servizi. Non deve preoccupare però la qualità del servizio sanitario, sottolinea il dottor Petrilli. I pazienti possono essere tranquilli, possono stare sicuri e rivolgersi alla nostra azienda con la fiducia che ci hanno sempre dimostrato, perché i problemi che questo sistema informatico ha creato sono stati tutti coperti con la fatica e l'impegno di tutto il personale, sia medico, infermieristico, amministrativo e direttivo di tutta l'azienda. E quindi continuiamo con le notizie dalla provincia Malcesine, il borgo più cercato sul web in Germania. Lo studio Borghi Italiani Online di Telepass rivela che Malcesine è il borgo italiano più cercato in Germania, con oltre 436.000 ricerche annuali. E proseguiamo con le pagine dell'economia. Avviato in Lessini il progetto Malghe per portare in quota l'acqua potabile, progetto presentato oggi da Acque Veronesi, Ato e dai comuni di Bosco, Erbezzo e Sant'Anna. Un piano che porterà l'acqua a circa 80 malghe sopra i 1700 metri. E ancora Wine to Wine a Verona Fiere si guarda al futuro del settore vino. Rebughini, direttore generale di Verona Fiere, dice: lavoriamo con le aziende per potenziare l'efficacia di Vinitaly sulla segmentazione del prodotto, geografia dei mercati e profilazione incoming. Di queste due notizie, tra l'altro, trovate i servizi anche sui nostri canali e poi in Verona, nel TG Verona Economia. Proseguiamo con lo sport. Hellas, bella vittoria sulla Roma. Zanetti dice: dietro a questi tre punti c'è tanta fatica. E ancora invece la sconfitta della Tezenis, che cade 70-67 al Paladozza di Bologna contro la Fortitudo. Spettacoli, eventi, cultura. Avevamo i capelli lunghi, il nuovo romanzo di Francesca Cheyenne. La speaker veronese torna in libreria l'8 novembre con questo nuovo romanzo. Trovate l'articolo che lo racconta. E poi, come sempre, cosa fare a Verona e provincia domani, martedì 5 novembre. Con questo si chiude l'appuntamento di oggi con il TG Daily. Vi ringrazio per averci seguito e buon proseguimento con Radio Adige TV e tutti i canali Verona Network.